Ma buongiorno, buon giovedì, oggi è giovedì, ho perso anche il conto dei giorni. Sono qui sul soppalco, abbiamo appena finito di mangiare e devo sistemare questo angolino perché ieri ho registrato un video, poi presa tra le tante altre cose che dovevo fare perché sto editando tanti video in questi giorni così da poterli caricare e tenervi compagnia. E quindi ho lasciato tutto così, ancora non ho sistemato. E adesso, come prima cosa, faccio questo perché mi dà fastidio vedere il soppalco in disordine. Quindi 3, 2, 1, iniziamo. Finalmente c'è in ordine. Adesso vado a prendere il folletto perché ho notato che su questo divanetto, essendomi truccata ieri qui sopra, si è sporcato un pochettino, cioè ci sono un po' di capelli, come sempre, che perdo ovunque. E quindi do una passata al divano e ai cuscini. Passo magari velocemente lo Swiffer, perché comunque per il resto il pavimento non è sporco. E poi oggi pomeriggio voglio fare la torta. Voglio fare una torta allo yogurt leggera utilizzando o la farina integrale o la farina di avena. Adesso devo scegliere. Ho comunque trovato una ricetta su internet che voglio provare a seguire. Quindi vediamo come esce. Dopo ovviamente registro la ricetta così vi faccio vedere come la faccio, come l'ho preparata e vediamo poi il risultato finale. Un attimo messa qui sul tappeto, sono seduta qui a terra davanti al divano perché mi è venuto un mal di testa tutto di colpo. Non so come mai, forse perché qua sopra fa anche caldo, ci sono 26 gradi, avendo la stufa accesa praticamente da stamattina perché Ste lavorando da casa si alza verso le 8 e mezza, inizia a lavorare poi tra 8 e mezza e le 9, quindi accende subito la stufa. Adesso sono le 3:30, quindi andremo anche a fare la torta fra poco. E quindi il caldo viene tutto su, cioè in realtà anche giù si scalda, però la temperatura qua è più alta. Quindi magari sarà stato anche per quello, avendo un attimo pulito il divano, ho sudato leggermente, quindi mi è venuto questo leggero mal di testa. Quindi mi sono un attimo messa qui tranquilla, mi sono un attimo rilassata. Comunque sono andata a recuperare anche questa scatolina che non so se vi ricordate quando ho sistemato la cassettiera qualche giorno fa, lunedì, sì, inizio quarantena, diciamo. Ho fatto anche il video, se non l'avete visto, ve lo lascio qui nelle schede. Ho messo da parte un po' di prodotti che voglio regalare a delle amiche, ma anche qualcosa a voi. Ora però non posso fare dei giveaway, cioè non mi sembra il momento giusto, più che altro le spedizioni sono tra virgolette ferme, cioè io dovrei andare in posta per spedire, quindi preferisco fare passare tutta questa situazione, poi appena tutto torna alla normalità farò dei giveaway, promesso. Ora appunto vi dicevo sono le 3:30,
Quindi potremmo anche andare giù a fare la torta, quasi quasi, così non ci pensiamo più. Vi leggo le dosi: servono 300 g di farina, 125 g di yogurt, 200 g di zucchero. Voglio provare a mettere la stevia perché avevo preso quella al supermercato la settimana scorsa. 2 uova, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, un limone e una bustina di lievito. Il limone, se non ricordo male, nella preparazione diceva di mettere esatto la scorza del limone grattugiata. Ce l'ho, però voglio utilizzare, non so se utilizzare in realtà lo yogurt greco con lo 0% di grassi, quindi yogurt bianco, se utilizzare lo yogurt al limone sempre greco, anche quello senza grassi all'interno, però è un po' più saporito essendo al gusto di limone. Quindi adesso vedo se metto quello al limone, non metto la scorza, se metto quello bianco metto la scorza. Quindi dai, scendiamo, vediamo se c'è anche Ste che mi darà una mano a fare questa torta, se ha finito di lavorare oppure no. Andiamo a vedere. Eccomi in cucina, al mal di testa fortunatamente mi sta già passando, di solito io non ce l'ho praticamente quasi mai. Comunque, se sentite un leggero rumorino, proviene da lì, sta andando la lavatrice. Invece adesso c'è Gioia che gratta alla porta perché vuole entrare. Lei, quando è fuori, vuole entrare in casa, non abbaia, ma si mette con le zampette a grattare la porta per farsi sentire. Che tipa. Dalla regia mi hanno detto che ho detto lavatrice, invece sta andando la lavastoviglie. Ogni tanto faccio confusione. Comunque iniziamo subito a preparare. Preparo tutti gli ingredienti, vado a pesare già tutto, poi forse Ste arriva perché sta ancora prendendo le due cose al PC e poi facciamo la torta, vediamo un po' come si prepara, ma dal procedimento mi sembra davvero molto molto semplice e veloce. Eccoci ritrovati dopo un po', perché questa in realtà è la seconda volta che registriamo, perché è successo un patatrack. Abbiamo fatto la torta seguendo le dosi che vi ho detto prima, cambiando un po' gli ingredienti, quindi noi abbiamo utilizzato la farina di avena e la stevia, ma è uscita una cosa tutta, un impasto vero e proprio, non liquido. Quindi abbiamo deciso di rifare un'altra torta col grandissimo aiuto di Ste. Oggi che mi aiuti, è uscita una cavata. Quindi abbiamo seguito un'altra ricetta un po' meno light, perché ogni volta che provo a fare una torta light esce sempre una schifezza. Nel frattempo comunque l'altra è in forno, quindi dopo vediamo il risultato finale. Stavolta ne facciamo una un po' più pesantina, tra virgolette, però comunque sempre una torta allo yogurt. Cosa serve? 2 uova, ancora lo yogurt, noi utilizziamo lo yogurt greco, questo qua Mykonos, tra l'altro è buonissimo, al limone con il 0% di grassi, mezza bustina di lievito, 200 g di farina, e utilizziamo quella di Manitoba perché l'altra farina l'abbiamo finita, e poi in realtà 200 g di zucchero, io ne ho messi 190, ho tolto 10 g e ho messo lo zucchero di canna anziché lo zucchero normale. Ma è tantissimo. L'ho pesato? Per questo è un po' meno light. Però non voglio più usare la stevia perché prima l'avevo usata. Non ci mette una pedina. E se poi non esce ancora? Perciò. Vai. Comunque, inizio a dividere le uova. Finita la lavatrice. No, tutte le volte sbaglio. L'asciugatrice. La sfida. Ci è venuto un attacco di ridolera perché scambio sempre stavo sbagliando ancora. La lavastoviglie con la lavatrice. Comunque, continuiamo con le uova. Speriamo se che questa esca bene, altrimenti la mangi tutta. Fatto questo, Ste, ti do il compito di montare. A neve ben ferma, adesso inizia a montarli, poi andiamo ad aggiungere 2 cucchiai di zucchero che abbiamo pesato prima. Vai. Perfetto. Fatto questo, albumi montati perfettamente a neve, andiamo. Merito tuo? Sì? Merito di tu?
andiamo a montare gli albumi con lo zucchero, quindi un po' per volta mi aggiungi lo zucchero, ok? Tutto? Sì. Questo, adesso aggiungiamo lo yogurt, vai, allora. Mettilo pure tutto, sì, in realtà servono tipo 120 grammi di yogurt e noi ne usiamo 175. Io ho messo tutto il vasetto per non lasciare un cucchiaino dentro, però in realtà la dose giusta è 120 grammi, noi ne abbiamo messi 175, un pochettino di più. Adesso vado a mescolare tutto. Ok, adesso dobbiamo aggiungere la farina, quindi poco alla volta metti la farina. E fatto questo, l'ultimo step è aggiungere un po' alla volta l'albume. Aspetta che do una mescolata bene al composto. Vai, bravo. Questa ha già un aspetto più invitante. Alexa, basta. Perché mi hai messo la sveglia? Messo. Ah, l'ho messa io. La torta è pronta. Adesso vediamo come è uscita. Allora, devo dire che in realtà il profumo di questa torta non è poi così male, però... Ma devo versarla, tagliarla. Aspettiamo un attimo, così raffredda. Tortiera già imburrata e infarinata. Aiutami stai con la spatola, per favore. Vai. Dobbiamo comprare una... Ma torta di paperino, quello che si incollava tutto. Sai cosa? Tanto quello sulla tortiera. È troppo grossa la tortiera! Alzate il volume quando parla Ste, perché lui ha la voce molto 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 bassa. Puoi fare un video ASMR adesso che vanno molto. Guardatelo. Sul mio canale. Effettivamente un tantino tantino grande questa tortiera, però si fa quel che si può. Torta pronta, non è livellata perfettamente sopra, ma poco ci importa perché tanto poi dobbiamo mangiarla. Il forno è caldo, quindi inforniamo. Questa è la torta che abbiamo fatto la prima volta. È ancora un pochettino caldina e questa è piccolina a confronto all'altra. Vai, prova a tagliarla, vediamo com'è uscita. Il taglio molto molto bene, com'è? Buona? È buona? Non va. Te l'avevo detto. L'aspetto non è dei migliori, fa assaggiare. Cioè, sa di poco. La torta è in forno che sta cuocendo, mancano ancora 6-7 minuti di cottura. Il profumo che si sente in casa è davvero buonissimo, quindi questa mi sa che è uscita molto bene. Molto bene, è uscita bene. Mentre l'altra, quella che abbiamo fatto prima, è uscita una vera schifezza. L'abbiamo provata ad assaggiare, ma... Eccola qui, cioè non è una torta, ha una consistenza molto strana, sarà magari per colpa della stevia e della farina di avena, non lo so, in realtà la farina di avena l'abbiamo già utilizzata anche per fare i pancake, ma non erano così malvagi, questa invece è proprio da buttare, non è uscita per nulla bene. Non è la prima volta che le cose light, più che altro le torte leggere non mi escono. Magari sbaglio qualcosa, io non so. Adesso appena è pronta ve la faccio vedere. Ha forse avuto leggermente un po' di problemi in altezza, perché c'è tipo una montagnetta qua un pochettino più bassa, mentre lì è un pochettino più alta. Però il profumo è molto buono. Adesso metto un po' di zucchero a velo, la lascio raffreddare e poi l'assaggiamo. Vediamo com'è. Allora, non è molto morbida in realtà, mi sono già accorta nel tagliare la fetta, però speriamo sia buona. Sto assaggiando la torta. Buona.
È poco soffice. Mica. Un po' duro. Un po' duro. Un po'. E manca il burro. No, ma non per forza di me. Allora, non è uscita proprio il massimo. E non capisco perché, perché l'altra settimana scorsa, 10 giorni fa, a casa di mia mamma abbiamo fatto una torta molto simile a questa ed è uscita bene. E abbiamo fatto gli stessi passaggi oggi, quindi non capisco sinceramente perché. Però non è male, è mangiabile. Diciamo che resta un po' dura, invece di solito queste torte dovrebbero essere belle, alte e molto molto soffici. Vabbè, forse è stato anche perché in realtà ho utilizzato la farina di Manitoba e non la farina 00 che era scritta nella ricetta, perché avevo finito la farina 00. Ci sta! L'altra invece per niente. Adesso Ste è andato a fare un aperitivo al PC. Visto che non si può uscire di venerdì, aperitivo via Skype e dopo mangiamo. Penso che stasera mi farò il pesce al forno, mentre lui il pollo, perché lui non ama il pesce. Io sì, ma lui preferisce, cioè preferisce, lui proprio non mangia pesce. Quindi lui mangerà una cosa e io l'altra. E succede tante tante volte così. Come dolcetto post cena ci siamo concessi una fetta di torta con sopra la crema di nocciole, sì, crema alla nocciola, è simile alla Nutella, però in realtà è molto 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 più leggera, è quella che vi ho fatto vedere anche nella morning routine, e ci sta decisamente. Detto questo, finisco di mangiare la torta, poi sistemiamo tutta la cucina e ci mettiamo sul divano stasera totale relax. E ho visto che su Netflix è uscita la terza stagione di Elite. Io ho seguito questa serie, invece Steno, quindi la guarderò da sola e non vedo l'ora, è stupenda. Se non l'avete mai vista, in queste settimane dovete assolutamente guardarla. Spero che questo vlog vi abbia tenuto compagnia. Se è stato così, spolliciate. Un bacione e al prossimo video. Ciao!